Dunque, questo premio, come sapete già, è stato ideato da Danilo Casali. La realizzazione di questo evento è piuttosto complessa e di difficile gestione. L'associazione Polvere di Stelle, che lo promuove, lo considera un impegno molto serio, anche per mantenere vivo il ricordo dell'amico Danilo Casali. Terzo premio, Famiglia Chierici Zabberoni, via Casentino 12. Motivazione. Un allestimento armonioso nell'insieme teso a valorizzare balcone, ingresso e giardino come se fossero fioriti di luce. Famiglia Claudio Marchiani, via Tevere 3, Ravenna. Motivazione. Un allestimento semplice, minimalista e armonioso, originalissimo nei colori, da farla apparire come una pianta di cotone dalla quale non si può non accorgere. Tano riceve il primo premio, la famiglia Fantinelli da Ceti. Con molto piacere, assegniamo questo premio. Effettivamente ci vuole tutta la famiglia per realizzare questo dono. Sì, per la capacità di aver saputo ridisegnare con segno luminoso l'architettura della casa in un'atmosfera della magia della notte surreale e fiabesca. Un po' l'appuntamento che si porta via le feste, perché in genere si fa o la prima domenica appena a seguito dell'Epifania o la seconda, quindi con oggi ci facciamo per l'ultima volta gli auguri di un buon 2011. Ho letto un articolo su una rivista nel periodo dopo le feste, dove c'era una piccola buona notizia, perché mentre nel 2008 furono spediti un miliardo di sms per gli auguri, e molti erano, c'è un articolo che racconta la storia, insomma, i più divertenti, alcuni non firmati, alcuni mandati alle persone sbagliate, se ci pensate anche voi quest'anno avete ricevuto meno auguri via sms, perché all'inizio era un po' una novità, venivano mandati in serie, seriali, tutti uguali, tanti auguri, a volte non firmati, no? E se uno non ha in memoria il nome del mittente, non... Dico che è una piccola buona notizia, perché è meglio fare una telefonata, sentire una voce, cercare un rapporto un po' più diretto fra le persone. Quindi è calato di molto, nonostante invece sia aumentato l'utilizzo degli sms per fare una comunicazione veloce, ma quello è un altro discorso, insomma. Per fare gli auguri a occhi croce una telefonata è meglio, se non si può fare, non si riesce a fare di più. La seconda cosa è che quest'anno, adesso mi sono anch'io abituato a guardarmi in giro, soprattutto durante le feste, gli addobbi si stanno via via, non saprei dirlo con precisione, insomma, ma certamente rispetto a qualche anno fa ce ne sono moltissimi anche nel Forese, moltissimi. Tanto è vero che ho visto che diversi premi sono estesi al Forese. Si estendono nella città, mentre una volta, quando io ero ragazzo, erano solamente concentrati nel centro storico. Tutti quando vanno via siamo un po' più tristi, questo è statistico, sono degli studi che dimostrano che quando si tolgono gli addobbi di Natale c'è un po' di tristezza per qualche ora, giusto? E parliamo di una cosa molto importante, che è la luce nelle città. Seguendo le cronache di Repubblica di Bologna, avete forse visto, chi le segue, la grande discussione che c'è stata, perché per risparmiare il comune aveva deciso di spegnere le luci in tutti i parchi cittadini. Invece oramai l'illuminazione, parte dell'aspetto artistico degli addobbi natalizi, la luce nelle città è una cosa fondamentale, perché ne aiuta la vivibilità, la frequenza e anche la sicurezza. Quando avete cominciato, se mi considero un amico del premio, ci trovavamo in una stanzetta molto più piccola, quindi via via, esatto, nel 2003 nella saletta in via Pasolini. È bello che sia diventato un appuntamento fisso, e per cui l'ultima cosa che voglio dire è che quante segnalazioni avete avuto per questo?
curiosità, in totale più o meno Rosetta, una quarantina. Quest'anno ha avuto anche una certa presenza sui giornali maggiore. Facciamo così, prendiamoci l'impegno tutto l'anno prossimo di segnalare anche noi, a parte i concorrenti, perché non possono, diciamo, fare la guerra contro se stessi, per fare in modo che appunto questo bel premio, questo appuntamento amichevole, si rinnovi con successo anche nel 2012. Auguri di un buon 2011 e grazie all'Associazione Podio Intero.